come l'andata in Rimini, liquida di misura l'ostico Massa Lombardi, impiegando più di un tempo, per la precisione 52 minuti, per liberarsi della formazione ospite Cesar Neri, con l'intenzione di contenere gli attacchi avversari e di strappare quantomeno un punto. Il Rimini, privo dello squalificato difensore Giua e degli attaccanti infortunati Ricchiuti e Bonaventura, si rende pericoloso con Righini che dalla bandierina calcia direttamente in porta, con Giannelli pronto alla ribattuta di pugno. Lo stesso difensore centrocampista si ripete al 26esimo, calciando questa volta sull'esterno della rete. Manovra biancorossa attorno alla mezz'ora con Fabri che mette a centro per il colpo di testa di Valori, fuori bersaglio. La titola le occasioni e occorre aspettare la ripresa quando Guilherme inventa il tiro della domenica bucando la porta difesa da Giannelli. Per l'esterno gioia meritata, tanto più sorpresa non è e a tratti in questa seconda parte di stagione ha tolto ai biancorossi le cosiddette castagne dal fuoco, aprendo o chiudendo match apparsi sulla carta semplici ma sul campo difficili come non mai. Passano i minuti, Valeriani vuole regalarsi la marcatura ma il suo tiro a giro viene sfiorato da un difensore. Dalla bandierina sempre lui, di testa, spedisce alto. Lo stesso centrocampista ci prova 5 minuti più tardi, ma il tiro di sinistro termina al lato. In Massa Lombarda si vede nel finale con il cross di Senese per la testa di Maiorano, con sfera che termina alta, mentre al 42esimo Albonetti mette i brividi ai tifosi biancorossi con un destro da fuori area di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali. Rimini che continua a vincere con il minimo sforzo, a Forlì domenica prossima l'avversario di turno sarà il Castrocaro.